Si è tenuta questa mattina presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. Presenti le autorità politiche e militari dell'intera provincia, il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e l'onorevole Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al quale è stata conferita l'onorificenza Guido II Aprutinorum Comes et Episcopus per la carriera politica. Sono state inaugurate oggi le nuove sale parto dell'ospedale di Sant'Omero della ASL di Teramo. Sono stati presenti l'assessore alla sanità dottor Silvio Paolucci, il vescovo sua eccellenza monsignor Michele Seccia e il professor Felice Patacchiola, direttore di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Sant'Omero. Numerosa la presenza di amministratori locali, sindaci e altri professionisti sanitari dell'ospedale di Sant'Omero. L'assessore Fornaciari interviene sui lavori per la protezione dell'argine del fiume Tordino in località Costelanciano. Nella mattinata di ieri è stata inviata una nota del comune di Roseto degli Abruzzi al genio civile della regione Abruzzo al fine di porre in essere in tempi rapidi tutte le azioni necessarie per poter finalmente iniziare i lavori di protezione dell'argine del fiume Tordino in località Costelanciano. Le richieste avanzate sono state recepite dalla Regione attraverso l'emanazione del decreto commissariale della Protezione Civile numero 4 del 13 maggio 2014, che prevede uno stanziamento di 300.000 euro. Per contribuire fattivamente alla risoluzione del problema, l'amministrazione comunale inoltre ha inviato al Genio Civile lo scorso mese di ottobre un progetto utile per poter attivare le procedure successive. Mercoledì 4 marzo 2015 alle ore 17.45 il Salotto Culturale Prospettiva Persona nei locali di via Nicola Palma 33 tratterà il tema Le leggi sull'immigrazione in Italia nel Novecento con l'intervento della professoressa Modesta Corda che nel ciclo Poesia al femminile presenterà Alda Merini. Venerdì 6 marzo 2015 alle ore 17.45 l'omaggio a Dante proseguirà con il Venerdì Dantesco al suo ottavo appuntamento. Il Salotto Culturale, grazie alla generosa collaborazione di Benedetto Di Curzio, rileggerà il settimo canto dell'Inferno nell'ambito dello speciale omaggio al sommo poeta Dante Alighieri nel 750° anniversario della sua nascita. Queste ed altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi Teramo-Atri.